Voi lo sapete che sono la persona più tranquilla a questo mondo, che non mi arrabbio davvero mai, e forse i miei amici lo sapranno, che per farmi arrabbiare ce ne vuole. Circunnavigando l'internet mi sono imbattuto in un video che praticamente non mi è andato a genio, perché quando ascolto cose non veritiere che mi danno fastidio, è giusto che io, avendo voce in capitolo, posso commentare il tutto. Mi sto riferendo a un video dissing da un astro nascente regista italiano. Ora capirete meglio. Siccome questo ragazzo non è stato in grado comunque di fare un discorso coerente, lineare, e ha parlato un po' a spezzoni avanti e indietro, quindi adesso vi dico quali sono stati i punti cardine di tutti i discorsi e poi andiamo a vederlo pezzo per pezzo, ok? Lui sostiene che YouTube è un sito nato per cortometraggi e per aspiranti registi. Ma perché portare contenuti di merda su un sito nato per cortometraggi o comunque sketch per aspiranti registi o per aspiranti videomaker? Lui sostiene che chi nasce su Facebook deve morire su Facebook. Cioè, sei nato con Facebook, rimani su Facebook. Vediamo il video. Tendenze della settimana, ecco qui. Partiamo poi dal presupposto che è una cosa che veramente non ho capito. Il video si apre dicendo tendenze della settimana. Tendenze della settimana. Ma quelle non sono le tendenze, è già il mio video. Io non lo so. Identità. Allora, prima di scannare uno a uno tutti i membri di YouTube Italia, inizio con il dire che io quelli che diventano famosi attraverso i social o grazie a Facebook non li sopporto in principio. Capisco che tu non abbia voglia di fare qualcosa di veramente serio e intelligente, ma perché portare contenuti di merda su un sito nato per cortometraggi o comunque sketch per aspiranti registi o per aspiranti videomaker? Ti sei risposto da solo. Andiamo per ordine. Magari io non porterò contenuti seri e intelligenti su un sito nato, appunto come dici tu, per aspiranti registi. Ma nemmeno un dissing mi sembra un video realizzato con il criterio di diventare regista o chissà che. Ti seguivo, una volta ti seguivo, e cazzo, eri figo, porca troia. Io sono più piccolo di te, ero lì. Oddio, vorrei diventare come lui un giorno. Ma che bella ambizione. Il sogno di chiunque da piccolo è essere Howard da grande. Io vi prego di non avere mai come ambizione di diventare come me da grande, perché sarete dei falliti. Cioè, insomma, questo sito YouTube è nato come Vimeo. Sono due gemelli. Perché porti contenuti di merda su YouTube? Ora non voglio fare lo scassacazzo, come si dice a Napoli, però se mi dici che YouTube è un sito come Vimeo perché sono gemelli e c'è bisogno di portare contenuti di qualità che abbiano a che fare comunque col mondo della cinematografia, oppure per, come dici sempre tu, come aspiranti registi, mi spieghi perché allora sul tuo canale c'è un video chiamato Seccanti perdi challenge 99,9%? O ancora dedichi un intero videovlog dove inizi a dire a tutti che farai gameplay? Bene, allora, voglio inaugurare la nuova serie, o meglio, la nuova playlist gameplay, che da adesso inizieremo a fare il gameplay. E devo premettere che sono negato alla PlayStation. Non fa niente. Partendo dal presupposto che lui più avanti dirà: io sono su Vimeo. Ascoltate un po' cosa dice in precedenza. Cioè, sei nato con Facebook, rimani su Facebook. Tu mi spieghi perché, siccome nasci su Vimeo. Io sono su Vimeo. Dal momento che chi nasce su Facebook deve morire su Facebook, mentre chi nasce su Vimeo ha il diritto e la possibilità di passare da Vimeo a YouTube. Qualcuno me lo spiega. E pubblicare delle miniature clickbait, quindi tipo la gente: oh guarda, cioè, oh, che figa sta miniatura, dai, devo vedere che anche il video è fighissimo. E poi clickbait cosa? Che la miniatura del tuo video c'è il mio faccione enorme con scritto Howard Simone Pacello, così entrambi i nomi hai messo, così nei risultati di ricerca sei molto più in alto, perché magari c'è chi cerca Howard e chi cerca Simone Pacello. Il tuo invece non è un video clickbait. Ok, visto che sei tra i più grandi youtuber italiani contemporanei. Ma assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no. Ci sono migliaia e migliaia e migliaia di creator molto più bravi di me. Quindi assolutamente no, io non appartengo a quella categoria di youtuber bravi e competenti. E YouTube Italia adesso sta facendo cagare, perché i contenuti sono gli stessi. Non c'è nessuno che fa un video diverso dall'altro, che porta contenuti originali. Ma non puoi parlare tu! Se anche sul tuo canale porti Seccanti o balli perdi e inizierai a fare gameplay, ti rendi conto che non può
vuoi? Io bisognava che qualcuno parlasse di te, ti svegliasse fuori te e svegliasse fuori tutti quelli come te e tutti quelli che gli vanno dietro. Una volta mi seguivi, ma evidentemente mi segui ancora, dato dal fatto che oggettivamente ti vesti come me. Il video proprio si è aperto con il mio video Greta Minchia a Sanremo e io indossavo un cappellino rosso all'indietro e una felpa grigia. Mi ricorda qualcosa? Dio bon, non puoi vedere non puoi guardare uno che cazzo fa gli urli e basta, urla, urla, urla. Questo discorso fatto da uno che sta urlando. Aperto ci sorprende, si urlo quanto voglio. E parla di boiate. Io parlo di boiate, ma un dissing contro Howard e Simone Pacello non è una boiata. Cioè, io guardo i video e mi sento preso per il culo. Se guardi un video e ti senti preso per il culo, evidentemente il tema del video sei proprio tu. C'era nessuno che vi svegliasse fuori, ecco, sono arrivato io. È arrivato lui, finalmente è arrivato lui, il messia. Ho guardato gli ultimi, a parte il timpano destro partito per l'ottimo montaggio di Howard e probabilmente neanche se li monta lui i video. Nemmeno me li monto io i video. Ci andiamo con te, non faccio niente. Io apro, urlo, poi spedisco, me li caricano. Non mi monto manco i video. E poi c'è anche da parlare dell'emicrania che ti viene dopo il montaggio flash che fanno. Eppure è strano, perché se sei un aspirante regista e da grande vuoi fare cinema, una cosa che devi tenere saldamente in testa è che non devi annoiare lo spettatore. Perché dal momento che io vedo un contenuto e mi sono annoiato dopo i primi 3 secondi, perché è un montaggio statico, lento, senza tagli, senza musica, senza zoom, così fermo, io mi rompo i coglioni. Quindi è un consiglio che do a te: rendi vivi i tuoi video. Una volta che uno pubblica un cortometraggio o qualcosa di veramente figo, veramente intelligente, niente, cioè si ritrova con 2-3 persone, perché sono le 2-3 persone intelligenti che non seguono la massa di handicappati che fanno Sì, ho capito, amico mio caro, però come hai detto tu, esiste Vimeo, che è una piattaforma per aspiranti registi. La cerchia di utenti che vuole vedere dei video cortometraggi è molto, ma molto più ristretta, e lo sappiamo entrambi. Un ragazzino vuole sbagarsi, vuole vedere un contenuto magari di 5-10 minuti e lo faccia ridere per un po'. E di sicuro la cerchia di persone che vuole vedere un cortometraggio è molto più ristretta, a meno che non ti chiami The Jackal e alla base sia una produzione coi controcazzi. Quello è un altro discorso. Non ti puoi aspettare che adesso carichi un video, un cortometraggio, così all'inizio, appena hai aperto il canale, boom, va in tendenza. No, amico mio, non funziona così. Sei arrivato a fare gli eventi. Dio caro, fai video sugli eventi e tutto, poi lo pubblichi e almeno ha un senso il video. Un senso il video, ma non ha un senso alla frase che hai detto. E magari tipo la gente come me vuole portare qualcosa di originale che su YouTube non c'è. Fallo, fallo, chi ti vieta di farlo? Però non puoi nemmeno vivere con la presunzione del siccome il mio è un contenuto di qualità deve fare di più del tuo. No, amico mio, non si può vivere con questa presunzione, ok? Vedi quanti film di merda al cinema, in quanto trash, vanno di più rispetto a un film che merita. Merita. Io spero che questo video qua ti arrivi, perché deve arrivarti. E come te, adesso prendo di mira tutti uno a uno. Adesso lui inizierà una serie sui dissing. Ma YouTube non era un sito per aspiranti registi, dai, io non capisco dove sono gli aspiranti registi. Qualcosa. E niente, io sono su Vimeo. Adesso mi direte: rimani su Vimeo? Sì, rimani su Vimeo. Ma no, voglio farmi conoscere anche su YouTube. Faccio cinema, ho idee interessanti, ho scritto un mare di roba, ho fogli dappertutto. Un foglio dietro al culo. Cerco di realizzarli, voglio magari essere con... insomma, faccio la cadenza. Stava dicendo voglio essere conosciuto. Voglio magari essere con... insomma, fa... Stava dicendo voglio essere conosciuto. Tu dici che sono anni che ci provi ma che non ci sei riuscito. Ora non voglio essere cattivo, però c'è anche da razionalizzare tantissime cose. Evidentemente, se per tanti anni, e dico tantissimi anni, non riesci a fare un qualcosa, non è detto che per forza quella deve essere la cosa adatta a te. Ma ti parlo per esperienze personali. Sin da bambino il mio più grande sogno era quello di diventare un grandissimo calciatore. Ho giocato 6 anni a calcio con scarsissimi risultati, però ho avuto la coscienza e la responsabilità e la lucidità mentale di dire: questo non fa per me, ho cambiato. Sono passato da lì a qualche anno dopo ad interfacciarmi col web e quindi col mondo del web, e penso che siano cambiate un po' di cose. Questo non è per dire che se per un po' non riuscite in un qualcosa, quello non è il vostro campo, perché anch'io su YouTube ci sono voluti 3 anni prima di ottenere dei buoni risultati. Però c'è anche da capire quando realmente è il momento di smettere. Sicuramente ci sono state le sue battute azzeccate, i suoi sketch divertenti che al tempo facevano ridere, e poi il famosissimo urlo che anche quello dovrebbe far ridere, ma invece no. La cosa bella è che lui dice che i miei contenuti non fanno ridere, mentre lui esprime la sua comicità al meglio. Leonardo, calmati, che ti sale la pressione, poi diventi rosso come il tuo cappello. No, e adesso viene qua Riccardo Dose, adesso è il mio frigo, vedi, no, la Nutella è mia, la maionese è tutto mio, tu no, non ti mangi niente. E poi arriva Riccardo Dose, un altro deficiente, come i bambini, no, che gli fai patatino, cucciolino.
vediamo al prossimo video. Anche perché tipo qua, no, se no io ho tagliato un sacco di parti. Cioè voi non potete rendervi conto di quante parti ho tagliato per essere il meno cattivo possibile. Ma perché le hai tagliate queste parti? Perché le hai tagliate? Magari dicevi una cosa buona. E comunque io non ho fatto questo video per generare hating nei confronti di questo ragazzo, perché sto utilizzando il mezzo di YouTube come si utilizzava tanto tempo fa, appunto creando video a risposte. Quindi non dovete, ripeto, non dovete assolutamente andare sul canale di questo ragazzo a generare hating o riempire video di dislike. Assolutamente no, perché come lui ha avuto voce in capitolo, anch'io a mio modo ho avuto voce in capitolo. Quindi questo era un semplice video risposta. E mi rivolgo sempre a te, amico mio: la prossima volta parla con cognizione di causa, perché se no fidati, fai più bella figura stando zitto. E niente, scusate per questo sfogo di oggi. Ci rivediamo presto con un nuovo video. Ciao.